Gentili telespettatori, buona giornata. La verità qual è? La verità è che il centrodestra ha vinto le elezioni amministrative, ma ha perso ai ballottaggi. Il problema che c'è nel centrodestra è sui ballottaggi, non sul numero totale di queste elezioni. Perché perde ai ballottaggi? Le cause sono due: le divisioni interne e l'astensionismo. Gli elettori, vedendo come si comportano i leader, non sono andati a votare. Questa è la realtà. I numeri non possono essere nascosti. I numeri dicono che il centrodestra ha vinto le elezioni comunali. Nei capoluoghi di regione ha infatti ottenuto tre sindaci, mentre il centro-sinistra soltanto uno. Nei capoluoghi di provincia lo scarto è diverso: 13 a 10. Tre sono andati a liste civiche. Quello che questi numeri però non raccontano è che i ballottaggi si sono dimostrati ancora una volta un incubo per il centrodestra. O per la coalizione di centrodestra, quella coalizione raffazzonata di centrodestra, quella pseudo coalizione. Beh, la sconfitta più forte è stata senza dubbio quella di Verona, dove il centrodestra per la prima volta per la prima e unica volta nel 2002 aveva vinto, ma di sicuro non è stata l'unica. Le cause vanno ricercate prima di tutto nell'astensionismo. Gli elettori di centrodestra non sono andati a votare, disillusi da che cosa? Disillusi dai capi politici del centrodestra, da quello che dicono e quello che fanno, da come si comportano. E questa non è la prima volta. Vi ricordate le ultime amministrative a Roma dove ha vinto il PD perché gli elettori di centrodestra non sono andati a votare? Perché non vanno a votare? Elettori che dicono: noi siamo di centrodestra, ma siamo delusi da questo centrodestra. Come vi dicevo ieri anche in un sondaggio che ho fatto io sul canale oggi, ieri, il 22% dice: non andrò a votare. Quindi sono persone di centrodestra che seguono un canale che parla di politica, seguono un canale che parla di politica, pertanto sono persone a cui piace ascoltare notizie di politica e uno su cinque dice, quasi uno su quattro, non vado a votare. Immaginatevi quelli che non seguono tanto la politica. Se l'astensionismo è al 22% tra chi segue la politica, immaginatevi tra chi non la segue. Quindi la prima causa della sconfitta ai ballottaggi del centrodestra è proprio l'astensionismo. Spesso si utilizza l'astensionismo come scusa, Ah, beh, abbiamo perso perché non sono andati a votare i nostri. In questo caso non è una scusa, è una verità. È un'assoluta verità. L'astensionismo deriva dalla delusione delle persone per questi politici che ci sono nel centrodestra e dalle liti interne alla coalizione. Ad esempio a Verona il centrodestra paga le divisioni interne e l'indisponibilità del sindaco uscente di Fratelli d'Italia, Federico Sboarina, di stipulare un accordo di apparentamento con l'ex sindaco Flavio Tosi, che al primo turno aveva ottenuto il 23% con il sostegno di Forza Italia e Italia Viva.
L'altra sconfitta è quella di Catanzaro, il capoluogo della Calabria, che negli ultimi 20 anni era stata governata quasi ininterrottamente dal forzista Sergio Abramo. Qui 2 settimane fa era in netto vantaggio il candidato di centrodestra Valerio Donato, ma anche in questo caso non si è riusciti a stringere l'accordo per l'apparentamento con Fratelli d'Italia, che al primo turno aveva presentato la deputata Wanda Ferro. In Emilia-Romagna era data quasi per scontata la vittoria del centrosinistra a Parma, altra città dove il centrodestra al primo turno si era presentato diviso. Anche in questo caso Fratelli d'Italia aveva preferito la corsa in solitaria piuttosto che sostenere l'ex sindaco Pietro Vignali, candidato di Forza Italia e Lega. 3 città e 3 sconfitte targate Fratelli d'Italia, che in 2 casi su 3 non ha consentito al centrodestra di presentarsi unito al primo turno, mentre a Verona Giorgia Meloni ha commesso l'errore di non imporre a Sboarine di mettere da parte le antipatie personali e stringere un patto con Flavio Tosi. Beh, altre sconfitte come Monza, Alessandria, Piacenza. Meno 10% di affluenza mettono in luce come l'astensionismo ai ballottaggi penalizzi sempre il centrodestra. Le vittorie a Barletta, Frosinone e Gorizia sono una magra consolazione, mentre Lucca rappresenta l'unica bella sorpresa per il centrodestra. Como e Viterbo, 2 candidati civici, hanno sconfitto gli sfidanti del PD grazie ai voti degli elettori di centrodestra, ma certamente non sono vittorie che i leader nazionali non potranno certamente intestarsi. Serve una riflessione all'interno del centrodestra che deve mettere da parte i personalismi. Il dualismo tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini deve lasciare spazio a una piattaforma programmatica che unisca i vari leader e soprattutto gli elettori, perché tra un anno si vota, o meno di un anno, si vota alle politiche nazionali. E adesso si andrà a vedere il problema della corsa per la presidenza della regione Sicilia. E qui è il rischio di commettere gli stessi errori per le comunali di Roma e Milano è molto alto. Grazie a tutti per avermi ascoltato, buon proseguimento di giornata, ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Grazie nuovamente e a presto.